Non ti rispondo sul mio privato, così ti tolgo anche la fatica di pormi la domanda. Archiviati i gossip e tabloid, Raffaella Fico si butta sul lavoro e presenta La Cena dei Cretini, una sitcom made in Italy in onda ogni lunedì sera su Comedy Central. Questa è una sitcom comunque innovativa, diversa, dove interagiremo col pubblico, gli errori non saranno cancellati. È un po' una sitcom nuova, un po', sai, le sitcom americane, diversa dal solito. Sul set, la bella napoletana ha dovuto tener testa a una banda di comici scatenati, tra cui Mascavallari e Marco Della Noce. Mentre stavo recitando con Max, stavamo girando una scena, gli si è rotta la sedia e lui è cascato. Oppure l'ultima puntata mi ha fatto una roba, cioè si è presentato un uomo nudo, alto 1,60, col perizoma che mi ha iniziato a rincorrermi e io scappavo come una pazza perché io stavo girando, stavamo registrando, arriva questo. Imparata l'arte dell'improvvisazione nel nuovo show, Raffaella è pronta a intraprendere la carriera di attrice, da gestire in contemporanea con quella di mamma della piccola Pia. Il mio obiettivo principale è sempre stato questo, da quando ho cominciato a lavorare, quello di diventare comunque un'attrice, una brava attrice. Lavoro come tanti altri, lo si fa tranquillamente, si riesce a gestire il tutto, non è difficile.